Lo so benissimo cosa state per dire, ma no Emiliano, un altro SUV. Sì, un altro SUV perché queste vetture sono quelle preferite dal mercato europeo. Anche in Italia funziona così e anche in Italia funziona che tutti sogniamo l'auto sportiva, ma nel nostro SUV vogliamo anche avere una caratterizzazione un pochino più dinamica rispetto ad un SUV di tipo tradizionale. Questa è la tendenza, questi sono i numeri e chiaramente le case automobilistiche si muovono attorno a questi concetti che in casa Seat si chiamano Ateca, che è stata aggiornata anche lei da un punto di vista estetico, ma si chiamano anche Tarraco, che è la versione allungata con la possibilità di avere ovviamente anche 7 posti, che in questo caso viene offerta con l'allestimento Formula Racing, quindi FR4, trazione integrale. Formula Racing significa un look più dinamico, più sportivo. Non mi piace usare questa parola per quanto riguarda queste tipologie di vetture che scimmiottano tra virgolette un'auto da corsa, ma di fatto la dinamicità rispetto al modello tradizionale viene migliorata da un nuovo assetto che lo stesso Jordi Genet ha sviluppato. Andate a vedere un po' di video di Jordi Genet al ring con la Leon Cupra, vi divertirete, un grande pilota, ma soprattutto direi un grande collaudatore che è riuscito, partendo ovviamente dalla piattaforma MQB per i SUV, a sviluppare un assetto migliore rispetto a quello di una Tarraco di tipo tradizionale. C'è uno sterzo rivisto un pochino più preciso, sono stati modificati gli angoli delle sospensioni, l'incidenza, camber eccetera eccetera, sono stati modificati ovviamente anche i pneumatici con cerchi da 19 o da 20 pollici e chiaramente tutti questi accorgimenti che viaggiano anche con una taratura nuova del sistema di trazione integrale hanno reso più piacevole, ma poi lo vedremo, la guida di questa Tarraco FR, vettura che chiaramente ha un look un pochino più sportivo nei cerchi che appunto sono da 19 o da 20 come vedete, ci sono degli accenni di sportività anche qui nella parte bassa con un look un pochino più aggressivo, ci sono i fari full LED, c'è la calandra tipica di Seat con questa finitura tridimensionale, poi qui sotto abbiamo anche il radar di distanza perché di fatto la vettura è dotata di tutti i sistemi di aiuto alla guida di livello 2, macchina importante nelle dimensioni ed è qui ovviamente che si scontra il concetto di sportività con quello di peso e ovviamente anche con quello dimensionale, perché parliamo di 4,74 m con 2,76 m di passo, quindi una macchina molto importante, ma porta con sé anche chiaramente un grande vano bagagli che è nascosto qui sotto dietro questo portellone che vanta l'integrazione con i gruppi ottici full LED, c'è la linea rossa che corre da una parte all'altra, va a dare un'idea di design molto tecnologico sicuramente da questo punto di vista, e poi anche qui sotto nella parte bassa, peccato che non ci sono gli scarichi veri, però comunque sono disegnati abbastanza bene, manca sempre secondo me la furbata di farli più profondi, sarebbe molto più carino e chiaramente darebbe un po' meno l'idea del fake. Di fatto comunque è disegnata secondo me abbastanza bene questa macchina, è proporzionata anche rispetto alle dimensioni che porta con sé e appunto come vi dicevo nasconde un bagagliaio enorme, guardate che roba, all'interno del quale c'è anche una presa di corrente che in Seat sognano, ma lo danno anche in promozione, mettiamola così, siamo la macchina, in Seat sognano di estendere la mobilità offerta da questo veicolo al monopattino, perché ci sono anche i monopattini di Seat con 25-60 km, sono realizzati in collaborazione con Segway e chiaramente offrono la capacità di muoversi in quell'ultimo miglio all'interno del quale magari all'interno della città una vettura del genere non si può muovere. Macchina che chiaramente si è evoluta in termini di assetto, si è evoluta in termini di design con l'arrivo di questo nuovo FR, ma chiaramente si evolve anche negli interni, dove l'aspetto Formula Racing si nota nelle finiture, si nota nella tipologia di sedile, si nota chiaramente anche in alcune funzionalità che poi vi farò vedere, elettroniche, sono studiate specificamente per questo modello. I materiali sono abbastanza morbidi qui nella parte alta, c'è un bel alluminio spazzolato qui nella zona mediana con il LED che ci corre dentro, che può cambiare colore anche sulla base del driving mode che andate a selezionare, e poi plasticona qui sotto molto croccante, ma del resto è un po' una cosa tipica di questo segmento, anche la finitura della parte bassa del sedile è molto dura, ma direi che si riprende da un punto di vista di praticità, perché ci sono 3 memorie di sedile, quindi se condividete la vettura con vostra o la vostra morosa, vostra moglie o vostro figlio, potete selezionare la vostra posizione di guida all'interno di un sedile che è molto sportivo, sembra quello di una Cupra fondamentalmente, con la stoffa, l'alcantara nelle sponde che sono molto accentuate e poi la finitura in pelle con cucitura a contrasto
che va a dare una bella idea di raffinatezza, ma anche chiaramente di sportività. Saremo a bordo, dove troviamo il nuovo volante. Questo volante l'abbiamo già visto in altri prodotti del gruppo, ma adesso arriva con la personalizzazione SEAT, con il logo FR qui nella parte bassa. Dietro a lui c'è chiaramente la strumentazione, che non è più analogica ma è digitale, con questo virtual cockpit che riprende moltissimi dei dettagli di questo nuovo sistema multimediale, che è connesso in rete, ha l'attivazione vocale dicendo hola, anzi hola hola, parte, ed è intelligente tipo quello della classe A e vi permette di dialogare con la vettura da un sistema multimediale che funziona con le tile, tipico del mondo Volkswagen, con una declinazione estetica di Seat. C'è ovviamente Apple CarPlay, c'è Android Auto, c'è la possibilità di caricare in wireless il vostro cellulare, rimane la parte di climatizzazione, diciamo old style, rimane anche la leva del cambio di style, non c'è la versione by wire come invece è arrivato nelle ultime varianti ad esempio di Golf o anche di altri prodotti del gruppo Volkswagen. E poi invece qui abbiamo la funzionalità relativa alla taratura del sistema di trazione integrale, all'interno del quale viaggia anche il driving mode. Abbiamo Eco, Normal, Sport, Individual, quindi possiamo andare a scegliere tutte le funzionalità di guida, off-road e snow. Particolarmente off-road e snow lavorano sulla trazione integrale, ma Individual, lo andiamo a vedere, consente anche di andare a tarare quello che è il lavoro teoricamente delle sospensioni. Andiamo a vedere come cambia. Eccolo qua, possiamo andare a impostare lo sterzo, possiamo andare a impostare il telaio, appunto, possiamo andare a impostare anche la rapidità della reazione del cruise control adattivo, e poi abbiamo diversi elementi che chiaramente si tarano sulla base delle impostazioni che possiamo andare a scegliere, impostazioni che possono essere anche preimpostate in sport, normal o eco, sulla base chiaramente della vostra guida quotidiana. Degna di nota chiaramente, a parte il suono tremendo quando aprite la porta, è l'impianto audio della Beats, marchio con la quale Seat collabora. Vorrei farvi vedere anche come si sta dietro. Chiaramente non vi farò vedere i due posti aggiuntivi perché sono piccolini, ma comunque vi li faccio vedere da un punto di vista così estetico. Ma come vedete, con un passo così lungo, 2,79 m, si sta comodissimi. Vedete, avanza anche spazio qui con il sedile regolato sulla mia posizione. C'è la climatizzazione qui dietro per regolare la temperatura attraverso queste bocchette. Poi presa USB e presa 12 volt. Non è molto rigonfio il tunnel centrale, questo consente anche al passeggero centrale di avere una buona vita all'interno dell'abitacolo. Tra l'altro è molto importante anche la dimensione del tetto in vetro che vedete qui. Per approcciare i sette posti non si fa altro che buttare giù il sedile attraverso, diciamolo così, attraverso la levetta qui dedicata. Si alzano i sedili posteriori, si ha accesso chiaramente avanzando questa fila di sedili. Chiaramente è una situazione di ripiego quella del viaggio a sette posti con questa vettura, ma comunque se avete degli ospiti o giocate col bagagliaio o giocate con la possibilità di portare due cuginetti, due amiche in più, due amici, eccetera eccetera. Detto questo, saremo a bordo di questa Tarraco FR, guiderò il motore turbo diesel da 190 cavalli con 400 Nm di coppia massima. A brevissimo arriverà anche quello da 200 cavalli che sostituirà questo 190, e poi sarà disponibile anche il 1500 da 150 cavalli, una gamma motori comunque più importante rispetto a quello che ha fatto FR anche in passato. Scendiamo su strada, andiamo a vedere come va. Andiamo! Ed eccoci al volante della Tarraco FR, vettura che chiaramente porta con sé tutte quelle che sono le negatività del mondo delle sport utility vehicle, quindi di fatto vetture lunghe, vetture ingombranti, vetture pesanti, vetture alte da terra, quindi con un baricentro assolutamente non favorevole alla guida sportiva. Ma per quanto riguarda questa versione FR, c'è un signorino che si chiama Jordi Gené, che in Spagna collauda le vetture Seat, del capo dei collaudatori di Seat, e sa il fatto suo per quanto riguarda la taratura o comunque il fine tuning anche di prodotti come questi, e quindi anche con vetture
ad esempio la station wagon della Leon era riuscita a fare un record al ring che credo sia ancora suo. Di fatto, con piccoli accorgimenti, con introduzioni tecnologiche come gli ammortizzatori a controllo elettronico, come una nuova taratura della trazione integrale, come una rivisitazione degli angoli delle sospensioni, si possono ottenere risultati in dinamica di guida che sono nettamente superiori rispetto a quelli che si ottengono normalmente con i SUV di tipo tradizionale. Certo, non ci sono pretese spesso nei SUV di essere sportivi, non c'è nemmeno la volontà di creare prodotti sportivi spesso, per cui si guarda più di buon occhio il comfort. In questo caso si è potuto estremizzare alcuni angoli proprio in funzione del fatto che ci sono gli ammortizzatori del controllo elettronico, e quindi sono arrivati anche i cerchi 19 e da 20 pollici, che chiaramente portano con loro anche gomme con prestazioni migliori rispetto ad esempio a quelle che possono essere da 17 o 18 pollici, in relazione ovviamente all'altezza, al peso della macchina. E tutto questo si traduce in una guida che certo non è quella di una Leon Cupra, anzi di una Cupra Leon, ma comunque è una guida piacevole che certamente sa il fatto suo. È un pochino più rigidina la macchina quando andate a metterla in sport rispetto a una Tarraco di tipo tradizionale, ma non si può dire che non sia comoda, anzi devo dire che mantiene quello che è il suo aspetto tipico da famiglia, con però un plus per quanto riguarda appunto la dinamica di guida, che è un pochino più agilina tra le curve, un pochino più precisina di sterzo. È una vettura che chiaramente migliora, non saprei dare un valore percentuale, ma comunque si sente che è una vettura un pochino più precisa, un pochino più divertente da guidare, migliora quelle che sono le caratteristiche della normale Tarraco. L'abbinamento con il motore 2000 turbo diesel, che arriverà anche prestissimo nella variante da 200 cavalli e 400 Nm di coppia massima, è certamente il migliore. In questo momento sto guidando però il 4 cilindri precedente, perché il 190 cavalli in realtà arriverà solo nei primissimi esemplari che entreranno in concessionaria, ma di fatto a listino quella che andate a comprare diciamo da domani avrà già il 200 cavalli. Motore che dovrebbe consumare come questo, quindi 6,2 litri ogni 100 km, motore che sicuramente consuma relativamente poco in relazione alle prestazioni che è in grado di offrire, in relazione al fatto che è molto ben abbinato al cambio di ESG a 7 rapporti e anche ovviamente a questo sistema di trazione integrale, che sa come ripartire la coppia non solo nelle situazioni di alta scivolosità del terreno, di scarso grip da parte delle ruote, ma anche in condizioni di sportività, perché la ripartizione è variabile chiaramente tra l'asse anteriore e quello posteriore, e nelle fasi di percorrenza delle curve la capacità appunto di trasferire la coppia da davanti a dietro in base alle necessità permette anche di essere più agili. Ci sono tanti elementi tecnologici nel contesto della piattaforma MQB che consentono a questa vettura di essere più stazionale, ma allo stesso tempo chiaramente bisogna che questo prodotto continui a guardare di buon occhio quelle che sono le caratteristiche tipiche di un prodotto per la famiglia come questo. Quindi macchina indubbiamente interessante, macchina che porta con sé anche degli aspetti tecnologici importanti, come appunto Apple CarPlay, Android Auto, ma anche la connessione verso l'esterno che consente attraverso la Seat App di monitorare la vettura a distanza, ma anche dalla vettura di agire, anzi di interagire verso l'esterno. La qualità della vita a bordo, come vi dicevo, è ottima, è una macchina che è stata pensata appunto per la famiglia, le curve comunque le fa, non è per niente male, devo dire, a livello di prodotto. Certamente ci sono delle macchine più basse, più larghe, con più motore, con più tutto, col baricentro più basso, che possono darvi maggiori emozioni chiaramente dal punto di vista sportivo, ma non hanno con sé tutto questo spazio, chiaramente sono molto meno indicate per la famiglia, essendo spesso ad esempio delle biposto o comunque vetture non semplici da vivere, come possono essere queste, dove abbiamo una guida rialzata, dove è facile salire e scendere dal corpo vettura, dove abbiamo tanto bagagliaio per mettere tutte le cose dei vostri bambini o delle vostre fidanzate. E è una macchina chiaramente che ha tutto un altro scopo progettuale e di pensiero rispetto a quello che può essere una reale vettura sportiva. Quindi sì, è migliorata la dinamica di guida, no, non è una macchina sportiva, ma è un SUV che è in grado di non far ripiangere del tutto, ecco, mettiamola così, quella che è la guida
di un'auto sportiva. Del resto tutto dalla vita non si può avere, chiaramente quando arrivano certi momenti nella vita di una persona bisogna anche fare delle scelte che possono essere quelle dell'acquisto di un SUV, quindi di una macchina spaziosa, pratica, comoda, alla moda, eccetera eccetera, tutto quello che volete, ma con possibilità di offrire delle caratteristiche di guida che sono leggermente migliori rispetto a quelle di un SUV di tipo tradizionale. Arriverà anche la variante ibrida, quindi quella con il motore 1.4 e l'assistenza elettrica con 60 km di autonomia elettrico e 245 cavalli complessivi. C'è il 150 cavalli con la disattivazione dei cilindri, che è sicuramente un motore molto a fuoco, anche quello per una vettura di questo genere. Ci sarà il 2000 turbo diesel da 150 cavalli, ma a questo punto, se vi ritroverete nel dover scegliere tra il 150 e il 200 cavalli, io vi potrei suggerire di prendere il 200 cavalli se viaggiate spesso a pieno carico, se viaggiate spesso in montagna, se volete avere quel quid di prestazione in più rispetto al 150 cavalli. Se invece vivete la vettura semplicemente in autostrada, tra virgolette, quindi la usate come compagna di viaggio delle vostre giornate lavorative, beh, il 150 cavalli può bastare ed avanzare. Chiaramente stiamo parlando del motore diesel. Per tutti gli altri, il 150 cavalli bello, ma anche il plug-in hybrid sicuramente può essere una soluzione interessante, A, per gli ecoincentivi, B, per vivere normalmente in contesti urbani come quelli di Milano o di altre città che favoriscono l'esistenza di vetture come quelle elettriche o elettrificate, come sarà appunto la Tarraco FR plug-in hybrid. Con questo è tutto, tiriamo le somme sul prezzo della vettura e magari qualche altra considerazione. Andiamo! Ed eccoci qui, prova super terminata, 42.350 euro il prezzo della Tarraco FR nella variante di motore 150 cavalli con il cambio DSG, quindi il 2000 turbo diesel con il cambio automatico. Si guida meglio rispetto a una Tarraco tradizionale, l'abbiamo visto appunto guidando tra le strade in collina. Ha un'estetica sicuramente più aggressiva rispetto a quella di una Tarraco di tipo tradizionale ed è una vettura che comunque rimane pensata per la famiglia, con tanto spazio a bordo e chiaramente tutte quelle caratteristiche che hanno consentito a questo SUV di essere apprezzato anche dal mercato italiano. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. vi ringrazio per il tempo che ci dedicate, viva la passione per l'auto e full gas sempre anche con la Tarraco FR. Ciao!